Passo la parola al sindaco Giorgio Pighi. Grazie Presidente e un vivo ringraziamento alle autorità che hanno voluto condividere con noi questo momento di celebrazione della nostra storia. Una storia importante, una storia che nell'arco di un secolo ha accompagnato la modernizzazione della città. Ebbene, la modernizzazione della città caratterizza Modena per una scelta. Modena era una città agricola e povera, ancora orfana di un ruolo storico che aveva ricoperto fino a ben oltre la metà del secolo precedente. E nel momento in cui l'appuntamento della modernità diventa appuntamento con i servizi alla collettività, la comunità decide di assumere un ruolo estremamente forte ed estremamente significativo. E cioè nascono queste aziende municipalizzate, in particolare vi è questo inizio forte che riguarda l'energia elettrica, che è indubbiamente uno dei volani che hanno permesso alla nostra città di passare da quel ruolo, un ruolo dignitoso ma povero, a un ruolo di realtà industriale di primaria importanza. Voglio sottolineare anche un altro elemento. Questo tipo di rievocazione è possibile con questa intensità e anche con il supporto di una significativa documentazione grazie all'impegno non solo dei nostri archivi ma all'impegno profondo dell'assessorato all'ambiente e dell'assessorato alla cultura, con particolare riferimento all'ufficio ricerche e documentazione sulla storia urbana, che stanno a significare questo profondo attaccamento dei modenesi alla loro storia e alla scansione che gli eventi hanno avuto per consegnarci la città che oggi conosciamo. I passaggi successivi hanno portato alla nostra presenza forte e autorevole in una società importante, quotata in borsa come era, una holding che dal punto di vista territoriale copre gran parte della nostra regione, ma siamo entrati in questa storia con tutto il bagaglio dovuto al lavoro e all'impegno di generazioni di modenesi e di amministratori modenesi. La ricostruzione che è stata fatta, io ringrazio il professor Andrea Giuntini e l'amico Graziano Cremonini, ci hanno dato il passo di questa storia. C'è un ulteriore elemento del quale voglio ringraziare la Presidente del Consiglio Comunale, Caterina Andriotti, di avere fermamente voluto che questo ricordo avvenisse nella sala consigliare. Non solo nell'ambiente, ma nel momento istituzionale del Consiglio Comunale. E cioè noi abbiamo voluto ricordare nel Consiglio Comunale questo importante passaggio storico. Dobbiamo sottolinearlo con forza. Talvolta qualche elemento e anche la nostra storia recente sembra offuscare la centralità del Consiglio Comunale. Ma il Consiglio Comunale è il luogo in cui la politica si fa istituzione, il luogo in cui cioè manifesta la propria natura di politica che va al servizio dei cittadini e quindi manifesta i contenuti profondi della sua azione.
manifesti il modo, cioè col quale ogni eletto sa rapportarsi con la città. E quindi è l'istituzione in cui si vedono, si possono misurare anche dai comportamenti concreti, la forza e l'autorevolezza che il messaggio delle singole forze politiche, dei singoli uomini politici sono in grado di esprimere. E cioè è il luogo in cui si consegna al giudizio della città il progetto, si consegnano i programmi e si consegnano anche i diversi stili di fare politica. Ecco, abbiamo voluto cioè che fosse questo il luogo in cui si ricordava questa importantissima storia modenese. Guardate, siamo in un periodo di trasformazione e in un periodo di trasformazione è opportuno ricordare quello che è stato portato avanti da chi ci ha preceduto. Sia Giuntini che Cremonini ci hanno accompagnato in queste due letture parallele e la selezione è stata particolarmente fortunata perché ci hanno consentito di valutare assieme i processi economico-sociali e i processi portati avanti da tante persone in carne ed ossa che si sono impegnate per ottenere questo risultato. D'altronde è proprio questo il senso del ricordo all'interno delle istituzioni. Le istituzioni devono manifestare, cioè, quel senso di profondo rispetto nei confronti di quello che appartiene a tutti e di quello che rappresenta tutti e quindi diventare il luogo in cui si fanno le cose più importanti e anche, il modo con cui ci si deve atteggiare nei confronti di queste cose più importanti. Io ringrazio quindi i consiglieri comunali per aver partecipato così numerosi a questa iniziativa e devo dire che con la loro presenza hanno significato un dato solo, che la nostra è una storia molto importante, è una storia che va trattata con serenità e con rispetto e soprattutto è la storia della nostra istituzione, cioè del bene supremo di tutti. Vi ringrazio. Allora, io ringrazio tutti, vi ringrazio per essere stati qui con noi e naturalmente vi ricordo a tutti anche venerdì 21 ottobre, ore 21.